Paola, peraltro, no, tu non sai, Paola, che il caffè che noi abbiamo a studio, tanto a Monterotondo quanto Nome mio? è caffè biondi, quindi io ti Lo penso tutte le so, volte che prendo un caffè. l'ho visto, ce l'ho incorniciato, io ho preso Davvero? apposta. Guarda, da Non l'ho noi. mai visto. Rompo il computer. Da noi l'hai visto? Non Sì, l'avevi mai sì, sì. visto? Durante una lezione ho detto, ma che è sta cosa? Dico, ma da dove l'hanno preso questo qui? Sì, l'ho visto. Senti, visto Dopo che. le pompe funebri, ci sa anche che c'è. Giusto, giusto. Senti, visto che abbiamo fatto 10 minuti e quando pubblicheremo questa intervista, gente la sì, vabbè, questi parlano del topic. Com'è messa la formazione, non soltanto tecnica, ma anche come forma mentis, sai quanto io sul mindset ci tengo degli psicologi, delle psicologhe italiane rispetto a temi di omosessualità, genere, in Italia. Allora, guarda, escludendo, diciamo, la parte di terapeuti riparativi che ancora esistono, Vabbè. ahimè, spero che siano in estinzione, io noto troppo spesso una certa saccenza e una certa, diciamo, un porsi nei confronti di queste tematiche, ma di queste persone nello specifico, come, come dire, da un vertice di osservazione privilegiato. Come dire, sono io l'esperto, so io quello che ti serve, Con i so io pazienti. quello che va bene. E questo è un grande rischio in genere, lo è in particolar modo con questo, con questa tipologia di persone, perché io credo che la sessualità tutta, quindi tutto ciò che attiene alle identità sessuali, la possiamo considerare in un modello tridimensionale. Questa è la mia idea su cui sto anche scrivendo. Il binario, no? Cioè noi siamo abituati ad avere i continuum, no? Anche dell'orientamento sessuale, esclusivamente omosessuale, esclusivamente eterosessuale, gli estremi. Questa roba non funziona, questa roba non è così. Sono tutte le componenti dell'identità sessuale, sono uno spettro tridimensionale. E la persona si posiziona su ognuno di questi in un punto differente dello spazio. E siccome le configurazioni possibili, le combinazioni possibili sono veramente infinite, per quanto noi si possa studiare, per quanto noi possiamo avere chiaro che cosa sono alcune delle componenti, più o meno come si strutturano, poi vale sempre la storia della persona, l'esperienza della persona. E la difficoltà che io credo ci sia nella formazione è proprio quella di far capire, come tu dici, il mindset, no? Io penso, quando ho fatto quella lezione da voi, di aver trasmesso il modo con cui approcciare, no? Più che la teoria. La teoria te la fai sui libri, ci sono i corsi, ci stanno infinite informazioni ormai, ok? Tecniche. Ma bisogna entrare nell'ottica che intanto, per esempio, anche rivolgendosi alla persona, tu chiedi alla persona come vuole che sia chiamata da te, cioè, soprattutto nelle identità trans, tu non sai, non devi dare mai per scontato che la persona sia eterosessuale piuttosto che cisgender, no? Quindi non transgender, non lo sai. Io che lavoro spesso nei percorsi di affermazione di genere, la prima ce l'ho anche nel consenso informato, per esempio, io chiedo quali pronomi preferiscono e quale nome preferiscono che io usi per rivolgermi a loro. Questo è per esempio un piccolo dettaglio che però denota il tipo di attenzione che tu hai nei confronti di queste persone. Certo.